Strisce Luminose è un'iniziativa volta a promuovere il turismo e il commercio in città. Indubbiamente è un'iniziativa molto importante per il commercio e per questa città. Bisogna invogliare la gente a venire nei negozi, a vivere la città. Vedevo che avete una cartina, che una mappa per l'iniziativa Strisce Luminose. Quanto è importante questa iniziativa e che aiuto può dare una mappa simile? Ci possiamo girare la città, sono indicati i principali monumenti, è carino, io poi arrivo da Milano, quindi mi piace l'idea di visitare Palermo. Just for Fun è il nome del gruppo musicale che oggi si sta esibendo. Come intratterrete il pubblico? Questa è un'occasione, ecco, per noi Just for Fun, per divertirci, per fare un po' di musica insieme e partecipare ad un'occasione come quella appunto che è costituita da Strisce Luminose, che ci consente anche di dare il nostro contributo anche come cittadini, possiamo dire, a rendere questa città più accogliente, più forse anche, perché no, un po' più europea rispetto a quello che solitamente offre. Quanti commercianti fanno parte del consorzio e quanti sono felici di questa iniziativa di Strisce Luminose? Strisce Luminose è stata un'ottima iniziativa creata dalla Camera di Commercio e penso che sia un'iniziativa che si deve proporre per tutto l'anno, non solo per questo periodo di Natale. E tutti noi commercianti del nostro consorzio siamo contentissimi di farne parte. Queste iniziative devono consentire alla gente di riportarle alle vecchie vie tradizionali, ritornare a vivere alla città, non chiudersi dentro i centri commerciali dove si perde anche la comunicazione, la possibilità di poter socializzare con le persone e rivivere la città nella sua interezza. Qualche consiglio per l'amministrazione per il prossimo anno in merito all'organizzazione dell'iniziativa? Innanzitutto bisogna lodare l'amministrazione comunale, il sindaco Leo Lucornando, che ci ha creduto. Questa iniziativa che è stata promossa dalla Camera di Commercio assieme a tutte le associazioni presenti all'interno della Camera di Commercio mirava principalmente a svegliare quello che è l'animo delle persone, dei cittadini, a ritrovarsi sulla strada passeggiando in mezzo alle luci, ai suoni e ai mercatini di Natale. Quello che si è voluto creare a Palermo ha dell'unico, ma spero che non sia soltanto l'unica esperienza, perché dall'anno prossimo contiamo di ripresentare questi progetti in una forma migliore e più organizzata. Thank you.
Strisce Luminose è un'iniziativa per promuovere il turismo in città. Cosa ne pensa di questa manifestazione? È una cosa bellissima che si sta organizzando una cosa del genere a Palermo, perché comunque si crea musica. Lo sai che non li portavo questi lapini, vero? Io non li sopporto più. Allora. Strisce Luminose valorizza la musica e in particolare oggi con voi, con Scruscio Latino, la musica latina. Quanto è importante essere qui? Siamo contentissimi di essere qui, soprattutto qui dentro. Una gran figata. Stasera Scruscio Latino, un po' di musica appunto cubana, brasiliana, faremo un giro virtuale nei posti caldi. Siamo un gruppo formato alla batteria Giovanni Militello, alla chitarra Massimiliano Martino e poi, ahimè, purtroppo c'è lui al basso. Io al basso. Andrea Castellano, non potevo mancare. Speriamo di divertirvi. Noi ci divertiamo. Sicuramente. Quanti brani canterete, suonerete? Faremo 2 ore di musica tutta per voi. Almeno, almeno. Se poi la gente verrà e ballerà, potremo fare anche di più. Certo, potremmo anche anticipare il 31 e quindi fare via giorno 2, ma che di 2 ore di spettacolo. Ma ce ne andiamo. Fotina. Dai, cominciamo. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagina um barco de papel, indo embora pra não mais voltar, tendo como guia manjar. Chimbalaiê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaiê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaiê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaiê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaiê, quando vejo o sol beijando o mar.